Bentornati da Melbourne e niente, quindi il viaggio sta continuando e ho lasciato Sydney, sono arrivata a Melbourne, ma partiamo con l'ordine. Allora, io sono Jessica e da ormai quasi un anno sono in Australia e qui condivido tutto il mio viaggio. Ho lasciato Sydney dopo 3 mesi e sono a Melbourne, poi il viaggio continuerà verso Adelaide e poi si uscirà dall'Australia. Ma andiamo per ordine e ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, quindi dagli ultimi giorni a Sydney. Lasciare Sydney non è stato facile, nemmeno nella pratica. Questa è la faccia di chi sta per essere fottuta, perché c'è veramente il check-in in stazione da Sydney a Melbourne. Questo bagaglio secondo voi c'entrerà e sarà sotto i 20 kg? Io la vedo grigissima, energie positive. Sono seria, sto iniziando a dubitare che io sia fatta per questa vita. Questa è la situazione, mi hanno detto potevi portarne solo uno e uno avresti dovuto portarlo con te. E ho detto ok, e alla fine mi ha detto ma facente te lo facciamo passare questa volta. Però mi ha detto uno supera, non è 20 kg, 24, tira fuori qualcosa. Quindi mi ritrovo col tripod, un organizer di vestiti. Oggi la giornata non è andata come previsto. Arrivo e addio a Sydney, cioè proprio bastonata. Vabbè, va bene. Ed eccomi, ce l'ho fatta, sono arrivata, fa un freddo boia, sono a Melbourne, nella casa che mi ospiterà per la prossima settimana, 10 giorni. E sono distrutta, notte in treno, ho dormito nelle posizioni più assurde, ma ho dormito. E adesso doccia, mi sistemo, mi vesto in modo invernale e poi con calma andrò a fare una passeggiata. Qua si fanno le cose serie. Sarà G? Io non le ho mai capite queste robe. Niente, lasciamo vedere Melbourne, va? Allora, questa in teoria è tutta la zona sportiva di Melbourne, dove ci sono tutti i vari stadium, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso vediamo se riesco, ve li faccio vedere un po'. Vi porto nella libreria pubblica più antica d'Australia, la State Library Victoria. Questa invece è Osier Lane, dove possiamo esplorare un po' di street art. Tornando a casa, passiamo davanti alla National Gallery. Dopo quasi 18 km posso dire che sto ritrovando la serenità e sono felice. Riusciamo ad allenarci anche qui. E tra l'altro, così, una cosettina, così, così, mare, basta raga, ma che vedevo dire, io senza parole. Dimmi che sei felice, questo più questo. La mia vita è meravigliosa, posso dirlo? Ok,
posso dirlo. Bella Melbourne. La mattinata inizia sempre con un buon allenamento e poi una bella camminata e si arriva a St Kilda a piedi. Quartiere di St Kilda, dove c'è appunto il Luna Park. C'è tutta la passeggiata così, molto 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 carino. Bello, mi piace. Poi insieme a una di voi abbiamo passeggiato e fatto tutta la costa fino a Brighton Beach, famosa per le sue casette. La serata si conclude in centro con un aperitivo. Sabato mattina è Fitzroy Market, che è pieno di cosine vintage e artigianali carinissime. Dopo pranzo un giro al Parlamento e poi la serata qui è magica. Questo invece è il Naked, un rooftop molto famoso e in alcuni giorni ti permette anche di mangiare la pizza soli $3. Si chiama Naked. Ci sta. Ciao. Beh, bello, grazie di avermi portata qui. A me ci hanno portata di pomeriggio e la vista non era comunque male. La verità è che sono qui a fare bagagli su bagagli, sistemare di nuovo per l'ennesima volta, pronta a lasciare Melbourne domani, pronta come sempre, e mi è capitato tra le mani il primo diario di viaggio iniziato all'inizio di questa avventura un anno fa. E questo non è il diario di quello che succedeva, ma era il diario delle mie emozioni, dei miei pensieri, di riflessioni che arrivavano a caso. E mi sono resa conto di quanti momenti di crisi difficili, che poi sono stati cruciali, ma ci sono stati. Io ricordo solo le cose belle, perché anche tutte queste riflessioni e tutti questi momenti no, si sono ovviamente rivelati dei momenti poi belli, importanti per la mia crescita, per imparare a vivere in questo modo un po' da nomade. Però mi sono resa conto di quanti momenti difficili di solitudine e di quanto io mi sia resa conto durante questo anno di come sono cambiata io, di come aver vissuto tantissime cose mi ha fatto perdere dei pezzi da casa. E però sono felice, perché mi rendo conto che dopo un anno, nonostante tutto, io valuti questa esperienza super positiva. Io sono felice e io continuerò a farlo almeno per il prossimo anno. Quindi sono felice, insomma. Però sono grandi consapevolezze. Ringrazio di aver scritto tutto, perché a volte me ne dimentico dei momenti difficili, delle difficoltà, ma anche di alcuni piccoli particolari belli di quando scrivi oggi sono felice perché. Così volevo condividere. Comunque sono pronta a lasciare Melbourne domani? Domanda! Ed eccoci arrivati anche alla fine
di questa tappa. Melbourne, che mi ha dato tantissimo, è una città bellissima, vibrante. Adesso capisco quando mi dicevano ha delle vibes particolari, ha delle energie forti, veramente molto bella, molto artistica, molto anche probabilmente europea. Ha tutti questi piccoli quartieri molto differenti tra loro, la parte più artistica, più hippie, la parte più business. Bella, mi è piaciuta, è a misura d'uomo, si può girare tranquillamente a piedi, magari sì, devi fare 18 km come me al giorno, devi fare, devi camminare tanto, magari un'ora di strada a piedi, però è bella. Sono stata fortunata, ho beccato praticamente 10 giorni di sole, ha piovuto per darmi la dimostrazione che Melbourne è realmente la città delle quattro stagioni in un giorno. Il primo giorno 5 minuti, o magari inizi la giornata col nuvolo e poi dopo spunta il sole e fa caldo, quindi sono stata molto fortunata. Ho avuto la fortuna di incontrare molte persone che mi hanno scritto da Instagram, qui da YouTube, ci siamo riusciti ad incastrare. Ho avuto la fortuna di fare la Great Ocean Road proprio nel momento in cui ho detto vabbè basta, prenoto il treno per Adelaide, mi metto l'anima in pace, non sarà questo il momento di farla. È arrivata la possibilità, sentendomi stranamente con questo ragazzo con cui ero entrata in contatto a Sydney, che adesso era Melbourne, mi dice guarda lunedì martedì andiamo con due ragazzi questa gita con tre sconosciuti, che è stata una figata pazzesca e mi ha ricordato, perché amavo anche la van life, la wildlife, tutto così, l'avventura, dormire ovunque, è stata una figata. E è ora di andare. Non sono pronta, come sempre, perché giustamente avrei voluto vivermela di più, fare molte più cose. Ho avuto la fortuna di essere ospitata in questa casa meravigliosa da questo ragazzo super carino, che mi ha aiutato in tutto, una vista pazzesca sia da casa che dalla palestra, che avevo la fortuna di avere al 22° piano, quindi che dire, mi ha dato tantissimo. Ho avuto la possibilità di fotografare, di guadagnare $350. Se penso che sono stata qui solo 10 giorni, ho fatto uno shooting alla cieca, avevo contattato questo studio yoga, mi ha detto sì, va bene. Poi ho scoperto essere un'ora e mezza di strada da casa, ho detto vabbè, me la rischio. Shooting gratuito, lui mi aveva detto più o meno voglio 10 foto, quindi fossero piaciute sarebbero stati $170. Mentre scattavo mi ha detto mi piaci come lavori, mi piace la tua passione, mi piace le foto che stanno uscendo, ti do almeno $200. Poi mi ha detto guarda le foto mi piacciono, ne voglio altri due, gli ho detto guarda facciamo così, dammi altri $150. Cioè la soddisfazione di sentirsi dire non ho mai lavorato così, mi hai messo a mio agio, mi hai dato il mio tempo, sei proprio brava in quello che fai, si vede che lo fai con passione. Sapete che io ho iniziato tutto così, quindi Melbourne mi ha dato tantissimo. Ora sono pronta ad andare ad Adelaide, sono carica, sono contenta alla fine di essere uscita da Sydney. Sapevo che in parte era paura data dall'essere rientrata nella comfort zone e così è stato, nel senso che una volta ripreso il viaggio mi sono riuscite tutte quelle emozioni, quella cosa di dire, svegliarsi al mattino, bere un caffè, guardare fuori e dire da quanti posti diversi ho bevuto caffè, da quanti posti diversi mi sono allenata, in quanti posti diversi mi sono svegliata negli ultimi 365 giorni. Cioè, tante volte quando da casa mi dicono è un po' che non ci sentiamo, cosa hai fatto? È difficile da raccontare, è veramente difficile. Quelle persone che non mi sono state vicine in modo costante, è difficile perché c'è stata troppa vita in questo anno. A me sembrano 10 anni. Invece domani, un anno fa, oggi è il 28, domani un anno fa, io partivo e domani partirò per l'ultima tappa di questo viaggio del primo anno, che sarà appunto Adelaide, dove ad aspettarci ci saranno Martina e Francesco. E è sempre difficile andarsene, è sempre difficile partire. Ad oggi capisco perché tante persone che arrivano in città, Sydney o Melbourne, rimangono ferme, perché sono città che ti assorbono, perché ti danno tanto. Però io sono qui per scoprire l'Australia, conoscere l'Australia, vederla tutta a 360 gradi, e come dico spesso, l'Australia non è le città. L'Australia è là fuori, è natura, è avventura, è... ho la pelle d'oca se ci penso. E mi sono resa conto di tante cose, però sono felice di essere ripartita
E quindi niente, i bagagli fanno sempre più fatica a chiudersi, non si capisce perché, ma sono, è quasi tutto pronto. E mi raccomando, il viaggio continua, non finisce mai, ci saranno tanti cambiamenti, tante tappe, quindi continuate a seguirmi, perché se vi perdete un pezzo veramente anch'io non ci sto dietro. E iscrivetevi al canale e ci vediamo nella prossima avventura.